Fase 1. Panico nella popolazione. Misure di isolamento. Provvedimenti razionali. Fase 2. Definita dal governo, periodo di convivenza con il coronavirus. Vengono riaperte le attività produttive e commerciali, ma restano attive le limitazioni per gli spostamenti. Fase 3. Tentativo di ritorno alla normalità. Il coronavirus ha segnato profondamente la nostra quotidianità, ritrovandoci a vivere il presente circondati da quattro mura, incerti sul futuro e con un grosso cambiamento a cui dovevamo abituarci. Oggi ci troviamo all'Arte Verde Vivai, fondata dall'imprenditore Massimiliano Giachetti, che dal 1988 progetta e realizza giardini in tutta la Toscana. Negli ultimi anni Arte Verde Vivai è diventata anche concessionaria del marchio Biodesign per la realizzazione e l'installazione di piscine naturali. E tra l'altro Massimiliano Giachetti ci ha confidato che dopo il lockdown tanti clienti hanno chiamato proprio Arte Verde Vivai per farsi installare piscine naturali all'interno dei propri giardini, ma di questo ne parleremo direttamente con Massimiliano. Quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci insieme all'interno del mondo di Arte Verde Vivai. Venite con noi. Durante il lockdown, quali sono state le attività, le mansioni che Arte Verde Vivai ha svolto? Durante il lockdown, diciamo che con il vivaio abbiamo fatto lavori all'interno del vivaio perché potevamo farli con il gruppo nostro della famiglia familiare e quindi abbiamo fatto lavori di invasatura, potatura, che era poi il periodo adatto per fare questi tipi di lavori. Oltretutto poi abbiamo iniziato tramite internet eccetera, abbiamo iniziato poi a fare consegne a domicilio, quindi vendite attraverso email eccetera, e quindi abbiamo avuto un po' di lavoro sotto questo punto di vista. Ecco, voi quando avete riaperto ufficialmente? Allora, noi abbiamo riaperto con il verde, con il verde non siamo mai stati ufficialmente chiusi, mentre con la canteristica abbiamo riaperto ufficialmente il 1° di maggio, perché in pratica anche gli operai sono rientrati, in pratica fino al 1° di maggio sono rimasti in cassa integrazione e quindi dal 1° di maggio abbiamo riaperto cantieri e siamo tornati gradualmente, non al 100%, però gradualmente a lavorare. I clienti ormai abituati alle consegne a domicilio hanno continuato a ordinare da casa oppure sono tornati anche fisicamente in negozio una volta che avete riaperto? Ma hanno continuato per un certo periodo, però poi sono tornati in negozio, le sicurezze dovute al lockdown, però sono tornati fisicamente. Cos'è cambiato secondo voi in generale nel vostro settore lavorativo per quanto riguarda l'Arte Verde Vivai? Durante il lockdown era il periodo più stagionale, quindi è il periodo, perché questo è un lavoro logicamente stagionale, quindi il consumo delle piante e la vendita delle piante era
prettamente in quei mesi, quindi marzo, aprile, maggio, che era il periodo, diciamo, di maggiore vendita. E dopo è un po' cambiato, perché per esempio noi nel nostro caso facciamo manutenzioni dei parchi, degli hotel a Firenze, e questi sono lavori che in pratica sono quasi scomparsi. Dall'altra parte, diciamo, è aumentato un po' un altro tipo di lavoro. Per esempio noi facciamo queste piscine biodesign, che sono delle piscine naturali, e queste, come delle piscine, diciamo, fuori terra, è aumentata molto la richiesta, perché le persone, logicamente, pensando di non andare in ferie, di non andare in vacanza, diciamo, nel periodo estivo, hanno pensato giustamente di magari sistemare il proprio giardino, e quindi investire anche in questo tipo di prodotto, ecco. Quindi possiamo dire che durante il periodo estivo i servizi a cui vi siete maggiormente dedicati sono stati proprio biodesign, per quanto riguarda la realizzazione e la progettazione di piscine naturali. Sì, noi in realtà abbiamo due aziende. Una è l'Arteverde Vivai, che è prettamente, diciamo, che produce e vende piante e fa giardini, e l'altra invece è l'Arteverde Blue Line SRL, che è l'azienda che è concessionaria di marchio biodesign, quindi costruisce piscine naturali e poi commercializza una parte di qualche piscina fuori terra, ma diciamo che il lavoro maggiore è la biodesign. E quindi sì, diciamo che sull'Arteverde Blue Line c'è stato da maggio in poi un interessamento maggiore della clientela e anche un aumento, e mentre con l'Arteverde Vivai, diciamo, abbiamo avuto una flessione abbastanza naturale, insomma. Anche perché comunque, come si diceva prima, è comunque lavoro stagionale, quindi sì, anche per questo. Infatti. Ecco, guardando invece nel futuro, cosa avete in mente di fare? Quali proposte, progetti, se ne avete alcuni? Ne abbiamo diversi di progetti per il futuro, però diciamo, a parte un'esposizione sempre migliore, noi abbiamo il terreno che arriva fino alla strada, quindi vorremmo valorizzare un pochino di più l'esposizione anche all'esterno, perché bene o male la nostra clientela ha bisogno di, come tutti del resto, ha bisogno comunque di vedere il prodotto, di vederlo proprio fisicamente, e quindi creare degli spazi anche verdi, perché diciamo il nostro lavoro principale è proprio la costruzione di giardini, la creazione di spazi verdi, e questo lavoro della biodesign è molto complementare in questo, e quindi tutti e due i lavori sono, diciamo, hanno una forte sinergia, perché intorno alla piscina naturale poi c'è la sistemazione delle pietre, delle rocce, delle piante, quindi ecco, si riesce ad avere, e questo è il nostro lavoro, diciamo, principale, oltre alla vendita, ma una vendita di piante più che altro da esterno, che vanno a, diciamo, ad arricchire il giardino, quindi abbiamo più una vendita di piante un po' più da giardino che una vendita di piante da fiore, come magari altre realtà, ecco. Però progetti futuri, appunto, ti ripeto, sono quelli di arricchire l'esposizione, di portare, diciamo, di arricchire, ecco, gli spazi verdi all'interno della nostra sede, e di far vedere quello che noi riusciamo a fare. Anche per quanto riguarda proprio in campo aperto, quello che si diceva. Sì, diciamo, in campo aperto abbiamo una parte di produzione di piante da esterno, di piante da siepe, eccetera, e poi una parte vicino alla strada che vorremmo valorizzare, perché è la parte che magari uno passando vede, quindi è la parte più visibile, e lì vorremmo poter fare un lago balneabile e poi allestire intorno, diciamo, degli spazi verdi per avere proprio una visione d'insieme di quello che noi sappiamo fare. Grazie Massimiliano per questa intervista. Ora, se mi puoi far vedere qualcosa magari dentro anche alle serre. Certo. Dai. Grazie a te. Andiamo, dai. Abbiamo visto da vicino cosa hanno fatto durante il lockdown e come hanno gestito l'emergenza.
Ma ciò che è trapelato durante l'intervista è stato, anche per loro, questo desiderio di tornare presto alla normalità. Mi è piaciuto molto il loro spirito di inventiva che hanno avuto durante la pandemia, cercando di reinventarsi sempre all'interno di ciò che sanno fare meglio. Anche loro sono parte di questo grande ingranaggio che piano piano cerca di rimettersi in moto. È la Toscana che riparte, che si rimette in gioco, che combatte per rialzarsi più forte di prima. Grazie mille allora. E grazie anche a voi per averci seguito qui all'interno del mondo di Arte Verde Vivai. Io vi do appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata di Usce Bottega, un viaggio itinerante all'interno delle aziende toscane ai tempi del coronavirus.